1.300 big bags contenenti 4.000 tonnellate di polverino 500 mesh proveniente dalla Medlink di Aulla all'interno dell'ex stabilimento di Paterno a Vaglia, Firenze. Si tratta di sabbia finissima derivante dal taglio e dalla finitura dei metalli contenente piombo, rame, nichele e cromo. Sabbia ad alta radioattività naturale. La ex cava di carbonato di calcio è stata sequestrata mercoledì scorso perché è risultata abusiva. Al suo interno però troviamo anche fanghi delle gallerie TAV, delle concerie di Santa Croce sull'Arno, Pisa e dello stabilimento Solvay di Rosignano a Livorno. Pneumatici e manufatti contenenti amianto, il tutto distribuito su di una superficie di 5 ettari di terreno. Secondo gli esperti dell'Università di Pisa e dell'ARPAT, il problema della radioattività riguarderebbe chi ha lavorato nell'ex cava e chi vi abita vicino. Alcuni cittadini sarebbero infatti stati colpiti da diverse malattie. Secondo la procurella forestale, Lanciotto Ottaviani, che ha gestito la cava e lo stabilimento trasformandolo in una discarica, avrebbe utilizzato polveri e fanghi inquinanti per mescolarli alla calce utilizzata per intonacare moltissime case in Toscana. L'assessore all'ambiente di Vaglia, Riccardo Impallomeni, punta alla bonifica dell'area, anche se per adesso a farne le spese è la salute dei cittadini che vivono su di un territorio fortemente inquinato.